Ci sono alcune persone che si sono prenotate e quindi passerei la parola ad Antonietta. Ricordo che chiediamo solo di stare nei tempi, 2 minuti di intervento, ecco, perché sennò altrimenti non lasciamo spazio a tutti. Grazie Antonietta, dovresti avere la possibilità di Sì, attivarti il microfono. vedo che posso parlare. Allora, molto, molto brevemente, praticamente proseguo il ragionamento che stava facendo adesso Agostinelli riguardo all'idrogeno, perché sta diventando un argomento molto di moda. E per sottolineare un'attenzione che noi dobbiamo avere nei confronti soprattutto dei progetti ENI e SNAM, i quali prevedono di utilizzare ancora per molti decenni il metano e i gasdotti che già ci sono e quelli che sono in costruzione, perché loro non hanno, cioè, vogliono sfruttare questa rete. Infatti, prevedono di camuffare, chiamiamo così, l'idrogeno blu che è ricavato dal metano come passaggio di transizione verso l'idrogeno verde. Il metano, che è una molecola composta di carbonio e idrogeno CH4, c'è tanto idrogeno, insomma, dal metano si ricava in prima battuta idrogeno, ma con una produzione di CO2 molto importante. Da questo primo passaggio si richiama l'idrogeno, quello che loro chiamano grigio, diciamo anche inquinante, nel senso che contemporaneamente produce anche CO2. Allora, cosa hanno pensato le menti geniali? Progettano l'aggiunta di tecnologia CCS, loro chiamano CCS, che è cattura, confinamento e stoccaggio della CO2 prodotta. In questo modo l'idrogeno da grigio diventa blu. Sono già passati 2 minuti, se vuoi avviarti alla conclusione, grazie. Sono già alla conclusione. L'idrogeno diventa blu, e cioè decarbonizzato. In compenso c'è il problema di dove mettere la CO2 che è stata catturata, e pensano di metterla nelle fosse, negli interrati, da dove hanno estratto il gas negli anni precedenti, in Valpadana e nel resto d'Italia. Quindi sottolineo che questo è un percorso altamente pericoloso su cui noi dobbiamo tenere le antenne molto alzate. Grazie. Grazie, grazie a te anche per essere stata nei tempi. E prima di dare la parola a Simona, ho visto che Viviana voleva fare una piccola integrazione al suo intervento, quindi magari le lasciamo subito la parola e poi proseguiamo dopo con Simona. Sì, grazie Emanuele. Ho visto che c'era Renato prima di me, ma lo libero subito. Allora, no, in realtà mi ha anticipato sul CCS perché avevo accennato molto brevemente a questa sigla, ma non avevo spiegato di cosa si trattasse, quindi ci tenevo a spiegare quale fosse il principio che stava dietro a questa tecnologia. E ci stiamo battendo strenuamente perché questo CCS a Ravenna, l'impianto che è previsto a Ravenna, per cui erano previsti 12 miliardi di fondi pubblici richiesti da ENI, non venga finanziato con i fondi pubblici, ma che non venga proprio fatto, perché poi ci sono vari problemi, ne parleremo anche in un convegno dedicato il 20 di marzo. Ecco, questa cosa, infatti, mi fa piacere che l'abbia già anticipata. No, volevo invece sottolineare, perché Mario Agostinelli forse modestamente non l'ha voluto diciamo esplicitare troppo, ma il progetto di Civitavecchia, Porto Bene Comune, è un progetto che va nella direzione proprio dell'integrazione fra rinnovabili, idrogeno, per decarbonizzare un'area, un polo portuale,
un'area portuale che creerà lavoro e diciamo e riqualificazione di un territorio che è stato devastato dalle energie fossili. Quindi questo ci tenevo a sottolineare che esistono proprio che la nostra campagna per il clima fuori dal fossile non è solo una campagna del no, ma è anche una campagna che vuole promuovere progetti virtuosi. E io ho scritto quando Migliucci parlava di noi per forza adesso dobbiamo pagare le per energia fossile, in realtà non è proprio vero, perché si può anche fare una scelta transitoria prima di diventare prosumer, si può anche scegliere di mollare le grandi aziende e diventare soci di cooperative, come io ho già fatto, che producono energia soltanto rinnovabile e che investono su impianti di comunità. Finito. Grazie Viviana. C'è anche Duccio, che adesso non è che voglio far passare in cavalleria gli altri interventi, ma visto che erano i relatori iniziali, e chiede solo un minuto per integrare, lascerei un attimo la parola a Duccio e poi proseguiamo con Simona e Renato. Grazie. Una era una precisazione, l'altra un invito. In parte Viviana ha già fatto riferimento a questa, al ruolo delle cooperative energetiche che esistono fortunatamente da tanto tempo, vale la pena parlarne, perché sennò altrimenti ci diciamo che ci sono solo i grossi e che non possiamo uscirne, invece esistono, e noi come Altra Economia nel nostro piccolissimo cerchiamo di raccontarle e insomma anche di promuoverle. Non so se poi Mario Agostinelli si riferiva al mio intervento quando diceva che non è vero che in A2A il pubblico è al 51%, infatti io quando parlavo del 51% mi riferivo a Roma Capitale in Acea, mentre invece in A2A mi riferivo al ruolo a Brescia e Milano, che fanno 25 più 25 fanno il 50%. Però apprezzavo molto, e mi scuso se nel mio intervento sono stato molto sulle multiutility e molto sull'acqua, perché così avevo inteso e me ne scuso. Però ho apprezzato molto questa dimensione allargata della transizione, cioè questa è la chiave, multidisciplinare, multitematica, e segnalo solo a scopo di approfondimento e così di ulteriori contributi gli interventi che abbiamo raccolto sul nostro sito negli ultimi 10 giorni, da Paolo Pileri a Francuccio Gesualdi, da Francesca Forno, Antonietta De Vita, Riccardo Bocci, cioè sui temi più diversi, dall'agricoltura al suolo, dalle battaglie storiche dei movimenti del commercio equo, del consumo critico per affrancarsi dal consumismo, da una certa forma di capitalismo, cioè c'è una bella discussione in atto, non solo sul nostro sito ovviamente, che però fa vedere che la finestra aperta al di là di Cingolani si può aprire. Grazie Duccio. E intanto dico anche che arriva qualche commento anche su Facebook, c'è Antonella del Comitato ABC di Vicenza che ricorda anche il rischio di una ripresentarsi del tema del nucleare. E lascio la parola adesso a Simona, per anche lei per un breve intervento. Grazie a tutti voi per questi contributi che avete portato. Come Comitato Acqua Pubblica di Torino, noi siamo assolutamente convinti delle proposte del forum, perché serve un cambio di passo nell'approccio al problema dello spreco idrico. Noi a Torino viviamo un paradosso, poiché secondo la vulgata idrica ufficiale la provincia di Torino sarebbe un piccolo paradiso, poiché è servita dalla SMAT, che è l'emblema dell'efficienza, e come comitato abbiamo sempre avuto difficoltà a far arrivare alle orecchie dei sindaci qualunque voce dissonante, perché a noi i numeri dicono altro. A fronte di utili di 40-50 milioni l'anno, insomma, utili del genere significa che o le tariffe sono troppo alte o ci sono manovre di bilancio non corrette, ma SMAT non investe abbastanza per ridurre lo spreco idrico, che infatti si assesta attorno al 35% nella provincia, un po' meno in città, ma comunque parliamo di perdite di 92 milioni di metri cubi all'anno. E lo spreco idrico nel torinese è sottovalutato, perché nel panorama nazionale ci sono certamente situazioni anche peggiori.
ma lo stato del territorio ci dice che noi invece non ci possiamo permettere di ignorare la nostra rete Colabrodo e non possiamo permetterci di metterci 15 anni per creare aree di salvaguardia attorno alle fonti, come invece si prevede nel piano d'ambito della nostra ATO, e non possiamo permetterci di dare priorità alle grandi opere come per un altro acquedotto per andare a prendere l'acqua nella Valle Orco e compensare in questo modo quella che sprechiamo in pianura. Siamo convinti che l'unica proposta possibile per la sicurezza del territorio sia quella che è stata elaborata come forum dei movimenti per l'acqua, cioè di destinare tutte le risorse necessarie al rinnovamento della rete idrica. E aggiungo anche che sarebbe necessario anche continuare la battaglia contro l'ARERA per togliere ad ARERA le competenze sull'acqua, dato che in questi anni ha messo in campo una politica tariffaria che ha penalizzato i cittadini e favorito solo i profitti degli azionisti e non la realizzazione degli investimenti. E in ultimo ha anche penalizzato col suo eccesso di burocrazia proprio quei gestori virtuosi come ABC Napoli o l'acquedotto del Monferrato, lasciando invece campo libero a chi proprio virtuoso non è e di gestori non virtuosi purtroppo ce ne sono insomma più di uno. Chiudo qui, grazie ancora a tutti voi. Grazie, grazie a te Simone. Renato. Posso? Vai. Ok, no, parlo un po' come militante sia dell'acqua che contro il fossile, insomma, vabbè. Allora, cioè, secondo me uno degli aspetti fondamentali che viene fuori da Civitavecchia è che, proprio per lo sciopero di ieri, è che questo non avviene a caso. Cioè, viene da una storia, ovviamente, come diceva anche Vincenzo, ma viene anche dal fatto che c'è una lotta ambientale, una lotta per il lavoro e una proposta. Cioè, allora, cioè anche settori che magari all'inizio sono stati un po' bloccati, no? Da questo scontro che c'è in parte perché è reale su determinati problemi, ma che è volutamente spinto tra lavoro e ambiente, eccetera. Quello che ha rotto di più è stato il fatto che c'è stata una proposta, perché di fronte a una proposta concreta, insieme allo studio e alla lotta, cioè si aprono dei varchi. Quindi io penso che questa questione del lavoro sia continua ad essere ancora importante. Voglio ricordare che abbiamo fatto un'iniziativa a Brindisi il 25 di ottobre proprio sulla questione del lavoro, che ce ne sarà un'altra in presenza a Taranto, proprio perché andiamo a mettere proprio il dito dove i problemi ci sono e dove sono drammatici, veramente drammatici, perché si parla anche di vita e di morte, insomma, no? Eccetera. E poi l'altra questione è che la questione di lanciare una campagna, no, su un discorso contro gli oneri cioè di sistema o cose di questo genere in bolletta è una battaglia proprio complessiva, perché parla di democrazia, parla della tasca delle persone, perché cioè, stiamo intorno al 40% della bolletta che ci fregano in quel modo, cioè, e parlano cioè, sul tema dell'acqua, in questo caso, e contro il fossile, no? Quindi, però la cosa fondamentale, sia in quello che dicevo prima che in questo, è come sta il corpo sociale in questo momento. Cioè noi dobbiamo cercare di trovare i modi anche di mettere insieme tutte le cose che diciamo, che facciamo, e sperimentare azioni di lotta nel corpo sociale. Dobbiamo, cioè nel momento in cui tireremo fuori una proposta semplice, chiara, su queste bollette, su questa cosa, va fatto il lavoro fuori da noi, cioè noi siamo 50 persone oggi, benissimo, no? Va bene, noi abbiamo fatto altre assemblee, benissimo, però dobbiamo cercare di cambiare i rapporti di forza, perché li cambiamo sia con delle barricate, diciamo, di carta, no? Cioè con tutti i ricorsi, gli incontri, gli studi, e dobbiamo approfittarne adesso che non possiamo fare molto di più di questo, di fare tutto questo fronte, ma dobbiamo prepararci a fare delle azioni anche concrete sui territori, perché senza corpo sociale, senza una mobilitazione popolare, cioè noi ovviamente non riusciremo mai a cambiare di un tanto tutto quello che noi vogliamo cambiare. Quindi, ed ecco perché sono importanti incontri di questo tipo, perché mettono insieme non teoricamente ma concretamente delle cose che si possono fare insieme, e poi gli diamo anche oltre che la testa e che il cuore, anche le gambe per camminare,
perché senza gambe, senza un popolo, cioè noi siamo anche noi popolo ovviamente, però dobbiamo muoverci perché le idee camminino e pulsino fisicamente, no, con le persone, perché questo ci può dare mano a tutti, all'acqua, a tutto, insomma, ecco, quindi grazie per tutti gli interventi che avete fatto, mi sono piaciuti tutti quanti, e quindi trovo ancora più piacevole pensare che fra un mese magari cominciamo e cominciamo a fare un po' di casino, cioè democratico. grazie Renato. Si è appena notato Mattia. Allora, buonasera a tutti. Io volevo fare semplicemente un piccolo intervento finalizzato a suggerire quelli che possono essere dei piccoli stimoli di approfondimento, perché nei vari interventi ho insomma sentito diversi argomenti che mi hanno fatto pensare, in quanto io sono ancora uno studente e insomma il mio percorso universitario è stato indirizzato allo studio delle fonti energetiche, quindi volevo un attimino suggerire quelli che possono essere degli spunti di approfondimento. Il primo fra tutti è quello riguardante le biomasse. Le biomasse sono problematiche, sì, se dipende come le si intende. Banalmente il legno è una biomassa, ma pensare di alimentarsi bruciando legno ormai è un'idea che risale all'età della pietra, quindi non è neanche da proporre. Le biomasse più interessanti sono quelle che permettono di chiudere in maniera agevole e senza intoppi quello che è il ciclo del carbonio. Mi spiego meglio. Se le biomasse provengono dall'utilizzo praticamente da biomasse che provengono dall'agricoltura, per esempio, che vengono prodotte utilizzando suolo che potrebbe servire appunto per questi scopi, allora diventano insostenibili. Ma se le biomasse sono utilizzate, per esempio, se le biomasse sono per esempio le cosiddette microalghe, allora la situazione diventa più è diversa banalmente. Questo perché le biomasse possono essere effettivamente utili nel processo della transizione praticamente all'energia rinnovabile, perché dalle biomasse si può produrre benzina, e quello che si fa semplicemente è chiudere il ciclo del carbonio. E altro piccolo spunto che volevo dare è quello riguardante il solare, anche di questo ne ho sentito parlare qua negli interventi che sono stati fatti, e volevo porre l'attenzione sul fatto che i pannelli solari sono sì una grande risorsa, soprattutto qui in Italia, dove abbiamo abbondanza di sole, ma dobbiamo sempre tenere a mente cosa succede ai pannelli solari dopo che concludono il loro ciclo di vita, perché sono fatti in silicio e quindi prima di pensare a una diffusione magari di pannelli solari dobbiamo assolutamente prevedere cosa farne una volta che si rompono o comunque smettono di funzionare. E ultimo mio... Se puoi avviarti alla conclusione. Sì, grazie. Sì, ho finito. Dico, l'ultimo punto che volevo, di cui volevo parlare è legato all'idrogeno. Uno dei problemi principali dell'idrogeno, oltre ad essere la produzione, qui diversi interventi lo hanno messo molto bene in evidenza, è il fatto che è difficile da stoccare, cioè la densità energetica dell'idrogeno è molto bassa, quindi spingere sull'idrogeno sarebbe una scelta non molto sensata, anche perché la sua resa energetica è molto bassa. E niente, ringrazio tutti per gli interventi, sono stati molto interessanti, sono stato invitato da un'amica a partecipare e sono molto contento di essere qui. Bene, ti ringraziamo anche per questo feedback. Si era prenotata Elena, anche a te 2 minuti, grazie. Ciao Elena, tra l'altro. Ciao, non so se mi sentite, mi vedete. Sì, ti sentiamo un po' lenta, ma ti sentiamo. Ok.
Ciao, grazie di essere ancora lì dopo tanto tempo e delle vostre bellissime, dei vostri bellissimi approfondimenti. Io volevo porre un tema che secondo me sta un po' a monte di tutto questo. Siamo in una situazione eccezionale. Pandemia, necessità di una ripresa economica, necessità di gestire il cambiamento climatico. È giusto che a prendere le decisioni su come investire questi soldi che eccezionalmente, come mai era avvenuto prima, la comunità europea ci elargirà, tra virgolette, con tutte le condizionalità, eccetera. Ma è giusto che siano dei nostri rappresentanti di un governo così stravagante come quello che si è formato adesso a prendere appunto le decisioni su questi investimenti? Non sarebbe giusto, cioè, che i cittadini fossero direttamente chiamati a dire come vogliamo che siano investiti questi soldi, in quali settori non vogliamo che siano investiti, eccetera. Questo è un tema che secondo me dovrebbe essere anche considerato. Purtroppo c'è stato un richiamo alla partecipazione popolare, la necessità di una mobilitazione. Io non sono, da un certo periodo in avanti, non sono più stata una partecipante attiva. Comunque credo che negli anni il numero dei comitati sia cresciuto, ci sono realtà nuove come i Fridays for Future, ma i comitati in sé forse non sono molto aumentati numericamente. Forse bisognerebbe anche chiedersi un pochino perché. Grazie di tutto e continuo ad ascoltarvi e a seguirvi. Grazie a te, Elena. E, c'era Alice che chiedeva ancora un minimo di tempo per fare un invito. Prego, Alice. Sì, tanto le cose che non sono riuscita a dire nell'intervento poi sono state dette comunque, quindi sono contenta del dibattito alla fine. Però volevo fare un invito, quando non mi ricordo chi ne ha parlato, ma si parlava di azione, di scendere in piazza, ovviamente per come possiamo farlo in questo momento. Volevo dire che il 19 marzo ci sarà il giorno globale di azione per il clima, quindi invito insomma tutti i presenti a partecipare, ovviamente per come sarà possibile partecipare in base poi alle situazioni locali. E ovviamente ripeto la disponibilità di Fridays for Future a partecipare poi, come abbiamo già detto al forum dei Movimenti per l'Acqua, alle attività e alle azioni per il decennale del referendum. Quindi insomma volevo dire solo questo, grazie ancora per questa bella occasione di confronto. Bene, grazie anche a te per aver ricordato questo importante appuntamento del 19 marzo, e al quale subito dopo seguiamo anche con la Giornata Mondiale dell'Acqua del 22 marzo. Con Alice, tra l'altro, abbiamo avuto occasione di incontrarci online su approfondimenti proprio sulla finanziarizzazione dell'acqua, quindi insomma questo sarà un po' il tema che prevarrà nella Giornata Mondiale dell'Acqua. E Duccio ci ha salutato perché doveva andare, intanto lo ringraziamo, lo ringrazio a nome del forum perché è stato prezioso come sempre il suo contributo. Non vedo altre richieste di intervento, si sono fatte anche le 8:10, quindi insomma abbiamo, però devo dire che il tempo l'abbiamo speso bene, ci sono stati tanti interventi molto interessanti e insomma l'auspicio è un po' quello di convergere in qualche modo nelle nostre battaglie, nelle nostre mobilitazioni. Il tema del clima, della transizione energetica, della gestione dell'acqua, insomma sono tutti temi che hanno, come ci ha ricordato bene prima Mario Agostinelli, hanno delle interrelazioni tra di loro. E l'unico modo per venirne fuori, diciamo così, è proprio di mettersi insieme. Ecco, scusate, vedo adesso in chat
qualcuno che ha intenzione di andare avanti fino alle 9 di sera. No, scherzo. Vedo Corrado che ha chiesto la parola e Vincenzo ancora per un minuto. Sì, rispondo alla domanda, la registrazione si troverà su Facebook, la risposta è sì. Allora Corrado, ti passo un momento la parola. Sì, proprio un minuto. Uno, per risottolineare la cosa che stavi dicendo te, Emanuela, che è tornata più volte nella discussione, e cioè perché parliamo di questioni che appunto sono molto connesse tra di loro. E a questa connessione sulle questioni io penso debba corrispondere appunto una connessione tra i soggetti e i movimenti. Noi abbiamo fatto il lavoro, come dire, prendendo il capitolo appunto sulla tutela del territorio dell'acqua, mettendolo da parte e scrivendolo. Tutti gli interventi hanno sottolineato appunto non solo critica ma anche controproposta. Io penso che per esempio a partire dai soggetti che sono qua oggi noi siamo in grado di scrivere appunto una controproposta complessiva rispetto al tema appunto del cambiamento, del contrasto al cambiamento climatico e della transizione appunto rispetto al futuro. E penso che sarebbe un'occasione importante, e sarebbe importante che questo in qualche modo poi si coagulasse attorno a alcune battaglie e campagne significative. Scegliere 3-4 grandi questioni, non so, dalle bollette alla questione del CCS Ravenna. Insomma, mi pare che appunto la discussione che abbiamo fatto stasera confermi un'ipotesi di lavoro, e cioè conferma il fatto che se vogliamo stare in campo dobbiamo costruire connessione e riuscire a far vivere tra le persone. Fine. Grazie, grazie Corrado, anche perché mi sembra una proposta in effetti concreta che si può mettere in campo. E c'è Vincenzo che ha ancora chiesto un minuto. Sì, riguardo al come arrivare subito in piazza, ricordavo a tutti, lo faccio io perché non l'ha detto nessuno fino adesso, l'8 marzo non una di meno ha chiesto e ottenuto da parte di varie organizzazioni sindacali di base l'adesione allo sciopero internazionale mondiale dell'8 marzo contro la violenza sulle donne. Quindi ci saranno, per quello che so io, me ne sono informato ovviamente, una trentina di manifestazioni, una grande sarà a Roma, a Piazza del Popolo, per cui credo che la prima uscita di tutti quanti noi e noi, maschietti e femminucce, credo che sarà sicuramente l'8 marzo. Sul nucleare, proprio velocemente, il nucleare non potrà mai essere considerato una fonte rinnovabile, perché da quel camino ovviamente non esce niente, però per costruire una centrale nucleare ci vogliono 8 anni, per metterla in decommissioning ci vuole un'intera vita, si butta via una quantità, voglio dire, di CO2, una quantità di acqua paurose da questo punto di vista, e soprattutto si lascia alle futurissime generazioni le scorie da centrale nucleare, che ancora non trovano nessun deposito al mondo, compresa gli USA, l'URSS, la Russia, la Cina, la Gran Bretagna, eccetera, degradano entro 300.000 anni. Capite bene che passaggio imperituro viene lasciato a tutte le future generazioni, quindi giusto per un chiarimento. Grazie Vincenzo, e come abitante di un territorio che ha vinto la lotteria dei 67, di uno dei 67 siti della CNAPI, della carta dei siti potenzialmente idonei per i rifiuti nucleari, non posso che sostenere quello che hai appena detto. E grazie dunque a tutte e tutti per la partecipazione, per gli interventi, per i contributi. La rilancio la proposta di Corrado di mettere insieme le energie per ricostruire un recovery plan alternativo. Uno degli strumenti che abbiamo a disposizione, l'ho chiamato strumento, ma in realtà è una situazione che si sta costruendo, è quella della società della cura, entro la quale un po' tanti movimenti si sono radunati, ma non solo quello, ci sono sicuramente altre situazioni che si stanno costruendo dove è possibile confrontarsi, però sicuramente
l'idea di ognuno dare un pezzo del proprio approfondimento per ricostruire un recovery plan alternativo mi sembra effettivamente un'ottima proposta. Bene, io direi che è ora di lasciarci anche se a malincuore. Grazie veramente a tutte e tutti per gli interventi, per i contributi, per l'attenzione e ci rivedremo ai prossimi appuntamenti che abbiamo, i cui primi abbiamo citato fino adesso. Grazie molte e buona serata. Grazie a te, arrivederci. Alla prossima. Di nuovo. Grazie. Arrivederci a tutti.